Allora, una di quelle gare iniziate proprio male, che non capisci nulla. Siamo andati in confusione tanto stamattina con la macchina perché non riuscivamo a metterla a terra, non si capiva dov'è che bisognava intervenire. Poi niente, dopo la seconda qualifica abbiamo risolto la maggior parte dei problemi. Nella terza ci siamo preparati e la quarta era quella da sparare. Per il resto niente, la macchina va bene, abbiamo usato la nuova KM, la Evo 2, quella che ha vinto il mondiale quest'anno in Thailandia, motori Nova Rossi come utilizziamo in questa stagione, vabbè, le gomme sono quelle imposte dall'EFRA, io comunque uso Trace normalmente, miscela Roga con la nuova formula BS che ha funzionato benissimo in questa sessione. E poi niente, vorrei ringraziare anche Giuseppe D'Angelo per gli additivi che ci fornisce normalmente al di fuori delle gare internazionali, ovviamente. Spiniello RC e Giovanni Crea che ha portato in questa gara una nuova soluzione per la trasmissione e che ha funzionato, diciamo. Io aggiungerei anche un bel grazie All'AMSCI, a Dario, ah, ovviamente meccanici, certo. che ha dato un Sì, supporto ovviamente, ovviamente. come meccanico, un Dario Balestri, Sì, no? ovviamente, Dario Balestri, mio padre, che ho massacrato questi 2 giorni. Sì, Non solo. sì. Abbiamo fatto le notti sulla macchina questi giorni pur di farla andare. Però poi, insomma, alla fine va, sudata, ma va. Ja, jetzt heute war Vorlauftag. Gestern bin ich in den Top 1 Lauf gefahren. Die ersten 3 Läufe oder die ersten 4 Läufe heute waren nicht so schnell wie der von gestern. Und das Auto war jetzt im letzten Lauf die ersten 2 Minuten nicht ganz so schnell wie am Anfang. Am Ende hinten raus ist es dann besser geworden. Vielleicht auch, weil die Reifen dann die perfekte Größe dann hatten. Aber im ersten Teil von dem Vorlauf habe ich zu viel Zeit verloren. Konnte das dann am Ende nicht mehr einholen. Luca war zu schnell. Und ja, das Auto funktioniert eigentlich sehr gut. Motor ist auch okay. 5 Minuten gehen auch relativ locker. Und ja, fahre Futaba-Servos. Hier halt die LAP-Reifen. Ja, sehen wir morgen im Halbfinale. Da schön durchkommen und Finale ist dann sowieso, wenn es klappen sollte, alles offen. Allora Luca, a te la parola. Beh, diciamo che non c'è soddisfazione migliore che regalare una pole, comunque un europeo, ai miei sponsor. Quindi, per quanto riguarda lavorazioni meccaniche per il motore DM, a Fabio per il nome della spinta RC, per Raffaele Pepe il nome della MLC, quindi la benzina. E poi comunque ringrazio anche Crea che mi ha fornito il nuovo cambio per questa NT1. E poi diciamo, ringrazio i ragazzi del Black Tarmac che mi hanno supportato in queste giornate, essendo qua il nome di Alessandro che è il titolare del mio autodromo. E poi ovviamente ringrazio la mia famiglia che anche lei fa diciamo, la maggior parte delle spese per portarmi queste gare. Come dire, è stato dall'inizio fino adesso un grande europeo perché la macchina con cui si è sempre risposta alle modifiche ci ha permesso sempre di migliorarci e portarci a questo risultato. Quindi diciamo che la gara è lunga, però essere già davanti è una bella soddisfazione. Domani vincerà il migliore, si vedrà domani sera.